Ciao a tutti, anche questa settimana mi vedete di sabato avendo saltato il video di mercoledì. Sono 2 settimane di fila che non riesco a portare tre contenuti sul canale alla settimana. Ve l'avevo detto un po' a inizio anno che probabilmente ci sarebbero state settimane così e sta accadendo. Mettiamoci anche il fatto che mi sono nuovamente ammalata perché io quest'anno ho la salute veramente sotto i piedi e quindi niente, siamo qui di sabato anche stavolta. Mi spiace soprattutto in questo momento dove c'è una sorta di rinnovato entusiasmo tra noi che portiamo video sui libri su YouTube. Siamo in una sorta di BookTube Pride che mi fa veramente un enorme piacere e ha ristimolato in me, è servito a stimolare ancora più la voglia di condividere questa mia passione proprio qui su YouTube, che è il mio posto ideale. Se mi seguite lo sapete che io altri social non li uso, non li uso. Io ho Facebook ma non lo apro da mesi, Instagram lo uso pochissimo, in realtà sto ogni tanto ripostando qualcosa in più nelle storie, qualche piccolo post, ma niente di che, giusto per mio divertimento personale e soprattutto non parlo di libri, nel senso che io sapete che non scrivo recensioni neanche su Goodreads, né tantomeno su Instagram, perché non è il mio modo, non ce la faccio, non sono capace, non ho il dono della sintesi, non sono capace a scrivere queste le recensioni, quindi non lo uso così, però diciamo che Instagram mi dà la possibilità, soprattutto nelle storie, magari di condividere altre passioni, nel senso che io ho tanti difetti, ma non mi mancano le passioni. Quindi è facile che condivida musica, film preferiti, pezzi di film, cose di questo genere, ma il posto per me, per parlare di libri e non solo, è YouTube e sono contentissima che a partire dal video di Marco Cantoni, seguito dal video di Martina, seguito dalla diretta di Ilenia, dal video di Sara Cantoni, da quello che ha detto Elena Monti in uno dei suoi reading vlog, il video di Miria De Pucanter e probabilmente ce ne saranno degli altri. Tra oggi che sto registrando e quando vedrete questo video, c'è veramente un rinnovato entusiasmo tra di noi, anche per fare delle cose insieme, anche per creare gruppo e questo mi riempie di gioia, veramente tanta. Siamo un bel gruppo, siamo coesi ad oggi e questa cosa mi fa veramente tanto piacere. Quindi mi dispiace proprio in questa fase non portare tutti i contenuti che vorrei, non che ci sia un numero di contenuti necessario o che io mi sento in qualche modo obbligata, ma ho proprio voglia di farlo, ecco, ho proprio voglia di farlo. Anche oggi ho dovuto un po' cambiare, diciamo, il mio palinsesto perché vi avrei dovuto portare un video un po' più impegnativo da girare, ma proprio perché sono stata ammalata. Ci sono certi video che non riesco, a girare in determinati giorni. Io spesso faccio un video dopo l'altro, registro 2 video e poi ve li pubblico in giorni separati, ma ci sono dei video che devo, a cui devo dedicare tutto il tempo necessario, ma soprattutto l'attenzione e la concentrazione. Tutti i video approfondimento su un libro singolo, i video che riguardano il percorso americano, i video riepilogo delle letture, non li posso girare se prima o dopo devo registrare altri video. Devo tenermi il tempo solo per quelli, perché fisicamente non, cioè, non ce la faccio di testa a stare con attenzione su contenuti che per me sono molto densi, mi richiedono, al di là di una preparazione precedente al girare il video, anche un livello di concentrazione. Devo stare proprio sul pezzo in un modo che quando ho finito di registrare quei video sono da buttare via. Ovvio che non sto spalando la neve né lavorando in miniera, prendete tutto con le pinze, però è impegnativo, molto impegnativo fare video su YouTube. Io ho tempo di girare il sabato e la domenica e ho una famiglia, quindi metteteci tutto questo e capite che è piuttosto impegnativo, ma è soddisfacente in una maniera incredibile. È una cosa che mi piace fare
Tantissimo. Ora, io avrei tantissime cose da dirvi sull'argomento, ma anche mi piacerebbe parlare un po' con voi del mio essere su YouTube, perché ridendo e scherzando, il 21 maggio del 2024 saranno esattamente 10 anni che io ho un canale su YouTube. Ha avuto un'evoluzione notevole il mio canale in questi 10 anni. Sono stati 10 anni per me di passaggio importante. Sono arrivata su YouTube che ero già una persona matura, a livello di età, anche di testa abbastanza, credo, ma comunque a livello di età sicuramente. Ma sono 10 anni che nella mia vita hanno significato moltissimo. Questi cambiamenti si sono ovviamente riverberati sul canale, su come porto i miei interessi, su cosa porto sul canale. E io non ho mai fatto un video presentazione al canale. E vorrei chiudere qui l'argomento per oggi e dedicare un video a YouTube. Non solo a BookTube, a YouTube in generale, al mio essere su YouTube, a che tipo di canale ho e alle community a cui un po' mi riferisco e così via, a ridosso del 10º anniversario. Vorrei fare questa cosa in modo anche da presentarmi un po' di più ai nuovi arrivati, alle persone che sono arrivate, soprattutto da quando parlo più di libri che di tutto il resto. Insomma, mi piacerebbe fare una cosa del genere. Quindi per ora la chiudiamo qui. Dicendo che però sono molto contenta, è un periodo in cui già mi piace fare quel che faccio, ora ancora di più. Oggi contenuto piuttosto leggero perché vi ho detto ho dovuto un po' cambiare il palinsesto, e vi porto un video che vi porto ogni 2 mesi qui sul canale. Allora, ho in mano il mio quadernino dove segno tutte le entrate di libri, gli acquisti che faccio nell'arco del tempo. Andiamo oggi a vedere i libri che sono entrati in casa mia nel bimestre marzo-aprile del 2022, quindi di 2 anni fa. Vi dico che cosa ho comprato, vi elenco i libri che ho letto tra quelli acquistati e vi mostro quelli che devo ancora leggere. Tra quelli che devo ancora leggere, ne parliamo un po', li riguardiamo un po' assieme. Tirerò fuori una rosa e da quella rosa tirerò fuori una o due letture da compiere in questo bimestre, quindi in questi 2 mesi, quindi sempre marzo-aprile, ma del 2024. È una cosa che mi sta piacendo tantissimo. Nel bimestre gennaio-febbraio ho letto Crono Rifugio, per l'appunto, che è stato uno dei libri più belli che ho letto quest'anno per ora, quindi sono molto contenta di procedere così. Quindi andiamo innanzitutto a marzo del 2022 e vediamo che cosa è entrato. Vi leggo prima i libri che ho letto. Di tutti i libri che ho letto c'è qualcosa su questo canale, perché vi ho parlato sempre di tutti i libri che ho letto. Allora, meraviglioso, John O'Hara, The New York Stories. È una raccolta di racconti di John O'Hara che avevo scoperto poco prima leggendo Un pugno di polvere. John O'Hara, scrittore americano che opera più o meno negli anni 50, grande amico, un po' più giovane, ma è stato amico di Fitzgerald. La scuola è quella, ma è anche molto personale. Unico John O'Hara da riscoprire assolutamente, questi racconti stupendi. Poi ho letto Morsi di Marco Peano, avevo addirittura dedicato un video a Morsi di Peano che mi era piaciuto molto. Poi ho letto con mia figlia un libro per ragazzi su Leopardi di Maestra Alba, che è una collana di libri che mi sono stati inviati appunto per Daphne, l'ho letto anch'io. Poi ho letto Il colore viola di Alice Walker, anche a quel colore viola ho dedicato un video sul canale. Poi, Da dove la vita è perfetta di Silvia Avallone, l'unico libro che abbia letto di questa autrice italiana, e devo dire che mentre lo leggevo anche abbastanza volentieri, no, non è che mi abbia colpito particolarmente, però si fa leggere. Col tempo non è che mi sia rimasto moltissimo, l'ho anche già rivenduto, eh. No, non l'ho venduto perché non l'ho venduto perché c'è una cosa con mia figlia per cui no, però a distanza devo dire che non mi ha lasciato granché. Poi La boutique del mistero di Dino Buzzati, vabbè, non devo aggiungere altro. E poi La città fra le nuvole di Anthony Doerr, che era appena uscito all'epoca e mi è piaciuto tanto, e ho dedicato un video a questo libro insieme a The Cloud Atlas, perché hanno
parecchio in comune, avevo fatto un video con la coppia, insomma, di questi due libri. Che altri libri ho preso in questo mese? Ho preso Oblio di David Foster Wallace, tutti e tre scrittori americani, strano, statunitensi. In marzo del 2022. Allora, Oblio è una raccolta di racconti. Ci sono otto racconti, mi pare, alcuni anche piuttosto lunghi. Io praticamente posso dire di non aver letto mai David Foster Wallace, perché ho letto solo una cosa divertente che non farò mai più, che non è assolutamente rappresentativo della sua scrittura. Questo mi sembrava un buon modo per iniziare a conoscerlo. Nel tempo, però, poi dopo, con la collana del Corriere della Sera, ho comprato anche La Scopa del Sistema. Potrei iniziare dalla Scopa del Sistema a conoscere meglio questo autore. Quindi per ora questo non lo metto nella rosa di libri da scegliere per questo bimestre. Poi abbiamo parlato di Gianna O'Hara, cioè io ho letto Un pugno di polvere, sono partita, quello che ho trovato l'ho preso, quindi The New York Stories che vi ho detto prima e che ho letto, e poi questo romanzo. Non edito da Bompiani, perché gli altri due erano editi da Bompiani, ma questo è per Nutrimenti, Elizabeth Appletown. Il titolo è il nome della protagonista e questa cosa mi fa molto ben sperare, perché quello che mi ha colpito, una delle cose, non l'unica, una delle cose che mi ha colpita di più della scrittura di O'Hara è la capacità di indagine in generale nei suoi personaggi, ma anche e soprattutto nelle donne, considerato che è un uomo che scrive negli anni 50, questa cosa mi ha molto colpita. Qui c'è scritto: dietro un matrimonio in apparenza perfetto si nascondono rinunce, ambizioni e compromessi pronti a deflagrare. È un tema questo che c'era anche in Un pugno di polvere. Un ritratto penetrante dell'America a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, delle sue ipocrisie e contraddizioni. Tradotto per la prima volta in italiano, il romanzo della maturità di uno dei maggiori scrittori americani del secolo scorso, erede di Fitzgerald, stimato da Hemingway, fonte di ispirazione per molti autori contemporanei, dice Dorothy Parker. Ai suoi occhi e alle sue orecchie non è stato risparmiato nulla, ma O'Hara ha conservato nel cuore una singolare e amara compassione. Anche questa cosa io l'avevo assolutamente notata leggendo Un pugno di polvere. Non è molto analitico, O'Hara non risparmia nulla del suo pensiero, delle sue osservazioni anche in merito alla società americana, ma è compassionevole, è molto molto umano. Poi dice John Updike: O'Hara ha oltrepassato la nostra capacità di apprezzamento, ma forse adesso possiamo tornare ad accomodarci e rimanere incantati da lui. Mi ispira tantissimo. Guardate poi che bella questa edizione. Ha dentro questa fotografia che rende benissimo, secondo me, l'ambientazione e le atmosfere che troveremo qui dentro. E qui c'è una meravigliosa fotografia di John O'Hara con l'amico Fitzgerald. Non è il massimo, sì. John O'Hara con Francis Scott Fitzgerald nel 1939. Bellissima questa edizione. Questo assolutamente lo tengo come papabile per la lettura in questo bimestre. Il terzo libro di marzo non letto è di James Baldwin, Un altro mondo, edito per Fandango. Ora, io non so se Fandango abbia riedito già anche questo titolo, perché Fandango sta dedicando una collana proprio a James Baldwin in occasione del centenario della sua nascita, quindi è rifatta la grafica, le copertine, eccetera. Questo è un libro che mi ispira da morire tantissimo, vi leggo qui. Però questo non credo che lo metterò nella rosa e poi vi dico perché. Allora, Rufus Scott, il protagonista di Un altro mondo, è il cadavere nero che galleggia nella psiche della nazione, dice James Baldwin. È sera nel Greenwich Village e Rufus Scott, batterista jazz nero, si aggira da giorni senza meta e senza scopo per le strade di New York. Una città feroce, divisa in due da un fiume, da una parte i neri di Harlem, dall'altra i bianchi, ricchi o poveri che siano.
Abbandonato da tutti e separato da Leona, la donna bianca che ama, si arrende all'ostilità che sente intorno a sé, lanciandosi da un ponte nelle acque gelate di novembre, incapace di sostenere il peso del giudizio e delle aspettative degli altri. Nessuno dei personaggi intorno a Rufus, legati a lui da amicizia o da amore, riuscirà a salvarlo dal suo destino. E poi va avanti. Quindi la tematica principale, sociale, la capite perfettamente, ma questo credo che sia anche un libro molto molto intimo, anche disperato e depresso. Credo che sia estremamente toccante. Mi verrebbe moltissima voglia di metterlo nella rosa, ma io avevo pensato questo in realtà, di proporvelo in una rosa dei tre libri che faccio scegliere a voi. Sapete che ogni 2 mesi anche qui vi faccio scegliere fra 3 libri che abbiano delle cose in comune l'uno con l'altro, la mia futura lettura, a cui poi dedicherò un video a parte. E questo, insieme ad altri 2 che ho già in mente, volevo mettervelo in una prossima scelta. Quindi per ora non lo metto nella rosa, non lo metto nella rosa, ma ho molta voglia di leggerlo. E con marzo abbiamo già finito. Praticamente avevo comprato 10 libri, letti 7, e 3 da leggere. È rimasto questo, diciamo, tra i libri di marzo, nella rosa dei libri da scegliere per l'appunto. Aprile c'è un bel po' di più, perché, ve lo ricordo, guardando i titoli, poi mi ricordo anche le occasioni in cui poi li ho acquistati. Avevo fatto sia un giro molto, che aveva portato tanti libri nelle mie mani, al mercatino, sia al libraccio. Infatti, tra quelli non letti di libri nuovi ce n'è solo uno, ma partiamo dai libri letti. Allora, c'era stato in quel periodo i 2 libri a 9,90 di Mondadori. Avevo preso La sottile linea scura di Jo Arlenzel e l'ho letto. Sapete che a me Lenzel piace tantissimo, mi manca tra l'altro, è un po' che non lo leggo. Poi, Euforia di Eileen Khaled, il libro sulla vita di Sylvia Plath nel suo ultimo anno di vita, di questa autrice nordica molto premiata, che mi è piaciuto, ve ne ho parlato spesso. Poi Niente di vero di Veronica Raimo, letto Legami di sangue di Octavia Butler, che purtroppo mi è piaciuto un po' meno di quello che speravo. Poi La campana di vetro di Sylvia Plath, bellissimo. Ricordo che avevo letto La campana di vetro immediatamente seguito dal libro di Eileen Khaled, è stata un'esperienza di lettura bellissima. Gli Effinger di Gabriel Tergit, epopea familiare tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento di una famiglia borghese, ricca della sua ascesa e della sua decadenza da tutti i punti di vista, con ricambi generazionali in Germania, famiglia ebreo-tedesca. Quindi immaginate tutto quanto, bellissimo. Poi Manhattan Transfer di John Dos Passos. Ma che meraviglia è quel libro! Io un giorno farò un video su libri di letteratura americana imperdibili di cui si parla troppo poco. Manhattan Transfer è tra questi. Poi, molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer, letto ovviamente. Il Miglio Verde di Stephen King, stupendo. E basta. Quindi, da leggere, qua ce ne sono diversi. Allora, partiamo da quello che avevo preso in coppia con il libro di Lansdale, con i 2 libri a 9,90, ovvero di Emma Stonex, I guardiani del faro. Questo mi sa che me lo metto nella rosa, perché è un tipo di libro che alle volte mi viene voglia di leggere quando ho bisogno di intrattenermi, quando ho bisogno di una storia che proceda velocemente. Alle volte tra un libro pesantone, tra virgolette, e l'altro, ho voglia di questo tipo di libri. Su di me funzionano le storie con un mistero, non necessariamente thriller o gialli, però col mistero. Allora, Emma Stonex è cresciuta nel North Hamptonshire. La sua storia d'amore con i fari e il mare è iniziata durante le vacanze trascorse da bambina in Cornovaglia sull'isola di Wight.
Prima di diventare scrittrice a tempo pieno, ha lavorato come editor in una grande casa editrice, vive a Bristol col marito e le loro due figlie. Cornovaglia, 1972, e abbiamo periodo storico e ambientazione che mi fanno impazzire. Una barca approda al faro dello scoglio della Fanciulla, un isolotto remoto a miglia di distanza dalla costa per dare il cambio ai custodi. La porta d'ingresso del faro è chiusa dall'interno. Gli orologi sono fermi alle 8:45. La tavola è preparata per un pasto che non è mai stato consumato. E la torre è vuota. Il registro del faro descrive una tempesta che infuria intorno all'isola, ma il cielo è stato sereno per tutta la settimana. Cosa è successo ai tre uomini? 20 anni dopo, le donne dei tre guardiani sono ancora senza risposte. Un giorno uno scrittore le contatta, vuole scrivere un libro su quel mistero irrisolto e dare loro la possibilità di raccontare la propria versione della storia. Ma solo affrontando le paure più oscure di tutti i protagonisti della vicenda, la verità può iniziare a emergere. Tra l'altro, l'autrice so che ha preso spunto da una storia realmente accaduta. A me questo libro ispira un sacco, quindi me lo metto come lettura papabile. Poi ho tre libri presi al mercatino dell'usato e altri presi al libraccio. Partiamo da un altro che mi ispira tantissimo e un altro inglese, tra l'altro, ovvero William Somerset Maugham, si dice così, non ho mai capito bene come si pronunci questo cognome, Il filo del rasoio, uno dei libri più celebri, più popolari di questo autore britannico che io amo molto. Negli anni, tanti anni fa, ho letto tanti libri di Maugham, ho letto un paio d'anni fa invece Acque Morte, mi pare, ma è tanto che non lo prendo in mano con continuità. Allora, qui dice: non facile si presenta l'impresa di Larry Darrell, un giovane americano traumatizzato dagli orrori della Grande Guerra che per fascino, bellezza e intelligenza potrebbe avere tutto e sceglie invece la via più imprevedibile. Vivere, qualunque cosa questo significhi, lavorare in miniera, imbarcarsi come mozzo o partire per l'India alla ricerca dell'illuminazione. È la storia scritta da un inglese di un americano. Moham ha una penna piuttosto cinica e pessimista, non va tanto per il sottile, non spreca strali nei confronti dei suoi personaggi e questo potrebbe essere una bella disamina con sguardo disincantato su un certo tipo di società e di personaggi. Ne ho sentito parlare anche abbastanza di recente, l'ha letto non da tanto, tipo l'anno scorso mi pare Ilenia Zodiaco, Serafina, sono sicura di averne sentito parlare da loro, ma anche Claudia Lisaleggi di Viaggia, che apprezza moltissimo questo autore. Anche questo sta nella rosa. Poi, questo non lo metto nella rosa, ma perché ho un'altra urgenza. Voglio leggere prima un altro libro di Mario Vargas Llosa. Questo libro è vecchissimo, guardate com'era giovane, premio Nobel per la letteratura. Ho La città e i cani da leggere, che si è una conversazione nella cattedrale che ho già letto, Memorie di una ragazza cattiva. Qualcosa del genere è uno dei suoi più famosi e più importanti. Comunque, questa è storia di Maita. Qui non vi vado, Maita, non so come si lo doveva dare l'accento, non vi vado a leggere la storia. Diciamo che Vargas Llosa anche qui prende ispirazione da eventi realmente accaduti all'interno della rivoluzione, cioè è la storia di un rivoluzionario, questa alla fine. Nelle Ande, nella regione centrale della Cordigliera, si è verificato nel 58 un tentativo di insurrezione. Lo guidava un vecchio militante trotskista, Alejandro Maita Avendano. Allora, Vargas Llosa legge in un trafiletto da Le Monde, mentre lui è a Parigi, questa vicenda e va a ricostruire questa vicenda, appunto, che è molto politica. Ho letto, fatto così, ho letto URSS, tanto per dire, Fidel Castro, Cuba, deve essere molto, molto, molto interessante.
Voglio prima leggere però La città e i cani, poi sempre al mercatino Il mare oscuro di Giuseppe Berto, in questa edizione. Quante erano belle queste edizioni di Rizzoli, stupenda. E niente, questa è un lungo flusso di coscienza, un monologo interiore, un soliloquio di Berto, autobiografico, che parla del male oscuro, ovvero della sua depressione. Mi ispira da morire, non ho ancora letto niente di Berto, questo è un libro meraviglioso, secondo me, cioè non ho ancora letto, ma meraviglioso. C'è anche una dedica, è stato regalato questo libro a qualcuno. Non lo metto nella rosa perché devo essere pronta emotivamente, secondo me, a questa lettura. Poi ci sono un po' di libri del libraccio. Di Guthrie, Il grande cielo, in questa vecchissima edizione vintage Burr, mi pare. E sì, Burr. Adesso questo libro è pubblicato da Mattioli, in quelle meravigliose edizioni Mattioli. Questo è un western proprio duro e puro. Non lo leggerò quest'anno, credo, perché io quest'anno voglio leggere Le strade di Laredo, che è il seguito di Lonesome Dove, e voglio leggere Meridiano di sangue, ma questo qui dice: un romanzo famoso da cui è stato tratto l'indimenticabile film omonimo, Il grande cielo, il premio Pulitzer dell'autore, la riduzione cinematografica, hanno fatto di questo libro un grande bestseller, un capolavoro della letteratura western, un classico del romanzo d'avventure ed audacia. Fiume Missouri, 1830. Territori indiani, cacciatori di pellicce, insomma, da leggere. Ho letto Dickens da qualche parte. Sarà un omonimo, sarà un personaggio che si chiama così. Mamma mia, mi è sfuggito, ho letto Dickens. Vabbè, non fa niente. Non credo che lo leggerò quest'anno, poi magari sì, però comunque non lo metto nella rosa in questo momento. Invece mi ispira un botto un altro scrittore inglese. Io è tanto che non leggo scrittori, non è vero. Ho letto St. Aubyn con i Melrose, settembre-ottobre, non mi ricordo, del 2023. Però mi manca un po' quella letteratura, a livello almeno di letteratura contemporanea. Questi tre sono inglesi. Questi tre sono inglesi, non è vero? Ho letto anche Daphne du Maurier, cosa sto dicendo? Ma ho voglia di inglesi lo stesso. Allora, questo è Graham Greene, non ho mai letto niente di Graham Greene, anche questo è un libro molto famoso, Il nostro gente all'Havana. Travolto dalle circostanze e dalla propria inesperienza, un mite rappresentante di aspirapolveri entra a far parte del servizio segreto britannico e comincia a inventarsi non soltanto informazioni esplosive, ma addirittura l'esistenza di una vasta rete di collaboratori. Graham Greene sostiene così un'affettuosa difesa dei diritti dei più deboli, costantemente soverchiati dagli intrighi dei potenti e dalle loro false ideologie. E nella pericolosa avventura di Jim Wormald, un uomo qualunque nel ruolo intrigante e misterioso della spia, crea una perfetta sintesi di satira, humor inglese e pungente polemica sociale. Mi ispira un sacco. È tra l'altro nella lista dei 100 libri, mi pare, preferiti da Stephen King, e anche questo mi ispira tantissimo, tantissimo. Vabbè. Poi altri tre, sempre libraccio. Qui rido perché La nemica di Brunella Schisa, io l'ho preso solo, magari è il libro più bello del mondo, non è un giudizio che, tra l'altro preventivo, visto che il libro non l'ho ancora letto, che io stia andando al libro, ma l'unico motivo per cui l'ho comprato è perché sono una bimba di Lady Oscar, cioè Lady Oscar mi ha formata, oggi quel cartone lì, oggi non verrebbe più, fosse nuovo oggi, non lo metterebbe in onda nessuno, secondo me farebbero delle interrogazioni parlamentari su Lady Oscar, ma mi ha formata, non so se bene o male, ma mi ha formata. Allora, questo libro è un romanzo storico di Brunella Schisa, appunto, Parigi, giugno 1786. Il silenzio del mattino è trafitto da uno strillo roco, disperato. Cercando di farsi largo tra la folla che affluisce al Palazzo di Giustizia, il giovane Marcel de la Tache, giornalista alle prime armi, si trova dinanzi a uno spettacolo senza precedenti. Brunella
Migliaia di persone circondano il patibolo sopra cui si dibatte una donna con le vesti stracciate. Da sola tiene testa a quattro uomini. Soltanto il boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante con un grembiule di cuoio, un berretto di pelo e una frusta in mano, se ne sta tranquillo accanto a un braciere fumante, pronto a infliggere alla prigioniera il marchio del disonore. Chi è quella tigre inferocita? E quale delitto orrendo ha commesso per essere condannata alla pubblica fustigazione e marchiata a fuoco come una ladra? Marcel de Latache lo ignora, impressionato e suo malgrado affascinato dalla bellezza di quella belva selvaggia, si interessa al caso. Scopre che la condannata è Jeanne de la Motte, un'avventuriera con il sangue dei re Valois nelle vene. Si è macchiata di tre gravi reati: furto, falso e lesa maestà. La donna, fingendo di agire per conto di Maria Antonietta, ha convinto il grande elemosiniere di Francia, il cardinale Rohan, a comprare e a consegnarle un favoloso collier di diamanti con oltre 600 pietre tra le più belle d'Europa. Ammaliato dalla donna che ha infangato il nome della regina, frodato il cardinale Rohan e l'intera Francia, Marcel decide di farle visita in carcere. Questa è la storia dello scandalo della collana e la storia di Jeanne de la Motte. Cioè, io mi ricordo il disegno, il vestito di Jeanne de la Motte e anche questa scena del marchio a fuoco in Lady Oscar. Me lo ricordo. Mi ricordo anche il complice di Jeanne de la Motte, la sorella bionda, buona, carina, dolce, gentile, che invece era entrata alla corte di Versailles. Mi ricordo che venivano dalla vecchia Parigi, che una carrozza aveva fatto cadere il pane alla sorella buona. Cioè, me lo ricordo come se l'avessi visto ieri. Comunque, deve essere interessante questo libro, perché comunque lo scandalo della collana è un evento di cui tantissimi storici, compresa Benedetta Craveri, si sono molto interessati. Prima o poi lo leggo, prima o poi lo leggo di sicuro. Poi un libro che sicuramente prima o poi leggerò, io di Michael Cunningham ho letto solo Le ore, che ho amato tantissimo. Questo è Una casa alla fine del mondo. Michael Cunningham non è più edito da Bompiani ora, ma ce l'ha La nave di Teseo, mi pare. Jonathan e Bobby sono amici inseparabili e poi confidenti e amanti nel corso di un'appassionata e difficile adolescenza a Cleveland, Ohio. La vita, la maturità e il capriccio del destino li separano per poi farli incontrare a New York solo più tardi. Jonathan ora vive con una donna, Claire, la sua amica più cara, la sua compagna più vera. Bobby si trasferisce a casa dei due e quando comincia una relazione con la ragazza, gli equilibri sentimentali e psicologici dei tre ne vengono lentamente ma inesorabilmente sconvolti. Io di Cunningham, dalla lettura delle ore, mi ricordo soprattutto una grande delicatezza, una grande capacità di approfondire l'intimo dei personaggi, ma con estrema e umana delicatezza. Prima o poi leggo anche questo libro e poi ho un po' l'oster. E tra l'altro questo libro mi ispirerebbe tantissimo, il libro delle illusioni. Il fatto è che ho letto da pochissimo Baumgartner, quindi vorrei dare la precedenza ad altri autori, ma ho anche Mister Vertigo, che forse mi preme leggere più di questo, anche se questa è una storia, secondo me, davvero molto molto intrigante. Allora, che fine ha fatto Hector Mann, protagonista di una breve folgorante carriera nella Hollywood degli anni 20? L'attore è scomparso nel nulla. Le sue comiche mute fanno ormai parte della storia del cinema, accanto a quelle di Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. Ma cosa lo ha spinto, costretto a fuggire da un brillante futuro in un giorno di gennaio del 1929? Quando David Zimmer vede per la prima volta un film di Hector Mann, ritrova il sorriso che aveva perduto da molti mesi. Sua moglie e i suoi due figli sono morti in un incidente aereo e lui è schiacciato dal dolore. Scrivere un libro sul geniale comico scomparso diventa un modo per sopravvivere. Ma alla pubblicazione del saggio, Zimmer riceve una lettera da Terra del Sueño, New Mexico, e
E qualche tempo dopo una donna misteriosa viene a stanarlo della sua solitudine, raccontandogli l'incredibile storia della vita di Hector Mann. Allora, qui dice: in un gioco drammatico di echi e rispecchiamenti, cioè Oster e rispecchiamenti, potremmo anche dire così, Zimmer svela la vita segreta di Mann e Mann indirettamente gli restituisce la voglia di vivere e di amare. Qui Paul Auster tocca il cuore dell'esperienza artistica, la sua fragilità e la sua forza, perché e per chi esiste un'opera d'arte, ovvero come l'arte può dare e togliere la vita. Deve essere stupendo, stupendo anche questo libro, cioè mi ispira un sacco, questo sicuramente, però non lo mettiamo nella rosa per ora, solo perché, ripeto, ho letto da poco Auster e perché non so se leggere prima questo o prima Mister Vertigo, mi farò prendere dal momento. Allora, in aprile i libri erano tanti perché erano 18, letti 9, da leggere 9, quindi esattamente la metà. Quindi per fare il conto finale erano 28 libri in tutto. Di cui ne ho letti molti più della metà, perché ne ho letti 9 più 7, sì, più o meno la metà, dai, no, un po' di più della metà. Comunque, vabbè, sapete che poi mi interessa fino a un certo punto, però mi piace sempre andare a scovare queste cose che riguardano questi acquisti che riguardano appunto il passato. Anche per rinverdire la voglia e il desiderio di approcciarmi ai libri che ho in casa da parecchio tempo. Allora, diciamo che tengo fuori a malincuore alcuni di questi libri, ma semplicemente perché non posso leggere tutto. Quelli che sono usciti da questo bimestre sono quindi John O'Hara con Elizabeth Appleton. Poi Emma Stonex con I guardiani del faro, Il filo del rasoio di Muom e di Graham Greene, Il nostro gente all'Avana. Ci sono questi tre inglesi che mi ispirano un sacco. Allora, questi due sono, credo, più letterari di questa scrittrice. E secondo me sono due esponenti diversissimi, ma molto, come dire, rappresentativi di due spiriti, di una voce, di uno spirito, insomma, del britannico, ecco, diciamo così, in maniera molto diversa sicuramente, però mi ispirano davvero tanto. Questo ve l'ho detto, è uno di quei libri da macinare con la voglia di vedere come va a finire, poi magari anche scritto benissimo, me lo auguro, e questo vabbè, considerato il fatto che nel mio percorso americano sono dentro al periodo, anche al periodo letterario, anche di Fitzgerald, per esempio, ci starebbe bene questo. Forse troppo, visto che sto leggendo tanto altro di questo tipo, non lo so, vediamo. Tra questi ovviamente mi faccio prendere dal momento, ne leggerò, immagino, uno, massimo due di questi quattro, ma sono molto molto contenta di questa rosa che alla fine è uscita. Io ora in questo momento ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ve l'ho detto, è un contenuto leggero se volete ovviamente perché non c'è approfondimento alcuno di nessun libro, però ci sta, voglio dire, bisogna anche un po' come dire, alternare i contenuti. A me piace tantissimo portare contenuti bel pregni, secondo le mie capacità ovviamente, però ogni tanto bisogna anche un po' tirare il fiato, sia io, perché non è sempre facile portare dei video del genere, sia anche voi, perché è anche bello semplicemente intrattenerci e farci venire voglia di leggere. Io come sempre vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!